padri miei, i padri che c'ho avuto io, erano seri e prudenti, gli abiti grigi, modi calmi e misurati, persino nei divertimenti, parlavano con le donne di casa, in quell'aria da vecchi padroni, quel tanto di distacco e di superiorità. I padri miei, appassionati di poesia, nei loro antichi appartamenti, sotto le lampade di vetro a sospensione, dietro discreti paraventi, parlavano e discutevano come vecchi europei ammuffiti, imprigionati dal glicine e dalla stupidità. I padri miei, i padri che ci ho avuto io, in un'Italia un po' strana, non han potuto fare a meno di sognare l'Africa orientale italiana. Nei padri miei c'è un'aria che assomiglia alle foto dei vecchi bersaglieri, che mostrano a colori la loro dignità. I padri miei non ispiravano allegria, chiudevano le porte a tutto, e per i giovani vivaci e esuberanti non avevano nessun rispetto, punivano e perdonavano come vecchi maestri di scuola, suggestionati dal cuore e dalla moralità. Ma avevano una certa consistenza e davano l'idea di persone, persone di un passato che se ne va da sé. Padri tuoi, i padri come potrei essere io, non sono austeri e riservati, si vestono più o meno come voi, sono padri colorati. I padri tuoi si sentono vicini ai tuoi problemi, parlandone così da pari a pari, senza pari signori, senza falsa dignità. Padri tuoi, cosa mai li puoi rimproverare? Non certo di un'assurda incomprensione, nemmeno di cattiva educazione o di abuso di potere. I padri tuoi, che sembrano studenti un po' invecchiati, non hanno mai creduto nel mito, nel mestiere del padre, nella loro autorità. I padri tuoi, immagine sfocata, un po' allungata, viene fuori senza lone di errori. Viene fuori, viene fuori, viene fuori, padri tuoi. Sono sempre più sensibili e corretti, non hanno la mania di intervenire. Puoi fare tutto quello che ti pare, sono sempre più perfetti. Padri tuoi, nel ruolo di moderni animatori, sono tutti diventati libertari, collezione, invenzioni, innovazioni, attualità. I padri tuoi, in un'immagine sfocata, un po' allungata, viene fuori senza lone di errori.
viene fuori una figura pulita e inconsueta, corredata di nuovissimi umori. Viene fuori, i padri tuoi, i padri come potrei essere io, come potrei essere io, come potremmo essere noi. Spalanchiamo le porte a tutto per il risveglio del mondo. Noi che non siamo certo padri fascisti, padri autoritari, liberi e permissivi, noi rappresentiamo vecchie istituzioni. Spalanchiamo le porte a tutto per il progresso del mondo. Noi così impegnati, così pieni di rigore, allegramente noi compriamo biciclette da cross per i nostri figli. Spalanchiamo le porte a tutto per l'esultanza del mondo, del solito mondo, del solito noi, che continuiamo a regalare centinaia di palloni, bigliardini e macchinine giapponesi. Spalanchiamo le porte a tutto per lo sviluppo del mondo. Noi che non facciamo nessuna resistenza, che ti stravacchiamo nel benessere e nella mascherata della libertà. Spalanchiamo le porte a tutto per il trionfo del mondo, del solito mondo, del solito mondo, del solito mondo, del solito. In un'immagine sfocata, un po' allungata, viene fuori senza lone di errori. Viene fuori una figura pulita, quasi bianca, dissanguata. Una presenza con pochissimo spessore che non lascia la sua traccia. Una presenza di nessuna consistenza che si squaglia, si sfilaccia. Viene fuori una figura disossata che a pensarci proprio bene nell'insieme dà l'idea di libertà. Viene fuori, i padri tuoi. Buonasera, devo dire che mai avrei pensato di poter essere in questo teatro a omaggiare, a parlare dell'opera di Gaber, perché qui è nato il signor G, ma il mio incontro personale con Gaber avviene nel pubblico, al teatro lirico, nella seconda metà degli anni 70. Io avevo 18 anni e mi sono innamorato di Gaber. Quello che abbiamo appena ascoltato è Polli d'allevamento, è uno dei suoi spettacoli che ho amato di più. Siamo nel 1978. Potremmo evocare alcune date intanto, ma non vorrei tanto ricostruire il contesto culturale, politico di quegli anni, però ricordiamoci che Pasolini, che fu un riferimento importante, quantomeno il Pasolini corsaro, per Gaber, muore nel 1975, Lotta Continua si scioglie nel 1976, nel 1977 prende corpo il movimento giovanile della contestazione. Sempre in quell'anno muore, uccisa in una manifestazione di piazza, Giorgiana Masi. Qui a Milano nel 78 vengono uccisi due ragazzi del Leoncavallo, Fausto e Iaio. La città è attraversata da onde sismiche di violenza politica, c'è il rapimento Moro. Sono gli anni del terrorismo e in questo tempo uno degli artisti e anche degli intellettuali, si dovrebbe dire, che più di tutti ha osservato con empatia, con condivisione, con speranza
quei movimenti che costituivano per un verso l'onda lunga del 68, con questo spettacolo, come cercherò di mostrarvi questa sera, rompe con quel movimento, prende le distanze, si dissocia. Ma prima di vedere questo punto, su cui terminerò le mie riflessioni questa sera, ho pensato di iniziare con questa canzone, appunto tratta da Polli d'allevamento, Padri miei, padri tuoi, perché se dobbiamo riconoscere tra gli altri un merito culturale, intellettuale notevole di Gaber, è quello di avere non solo letto il suo tempo, non solo di essere stato un lettore acuto, critico del suo tempo, ma che quella lettura del suo tempo per certi versi si è rivelata assolutamente attuale, si rivela attuale ancora oggi. E dunque ho deciso di scegliere questo brano perché in questo brano si pone il problema ancora oggi attualissimo di che cosa è un padre, che cosa significa essere padri. E qui abbiamo visto fondamentalmente due rappresentazioni del padre. Da una parte un padre borghese, moralista, potremmo dire, erede o rappresentante a pieno titolo della ideologia del patriarcato, che però ha come qualità fondamentale quella che abbiamo appena ascoltato, una consistenza. Quindi questo padre, che è il rappresentante di una ideologia conservatrice vincolata alla tradizione, che è in fondo il padre del patriarcato, è un padre che consiste. Torneremo su questo punto, però un padre consistente. Dall'altra parte abbiamo un padre democratico che si è emancipato, diciamo così, dalla gabbia della rappresentazione patriarcale della paternità. È un padre dove la differenza tra le generazioni sembra essere annullata. È un padre che si veste come si vestono i suoi figli. È un padre che entra in una relazione di simmetria con i propri figli. È un padre che non fa consistere non solo la sua figura, ma la differenza tra le generazioni. È un padre che annulla questa differenza e che ha come sua qualità fondamentale quella che abbiamo ascoltato alla fine della canzone, no? È un padre dissanguato, disossato, potremmo dire inconsistente. E questa è una cifra ancora non solo del tempo di Gaber, cioè del tempo della seconda metà degli anni 70, ma è una cifra fondamentale ancora del nostro tempo. Quando Lacan nel 69 scrive una breve nota sulla paternità parlando di evaporazione del padre, cioè che il nostro tempo sarebbe il tempo nel quale l'autorità simbolica del padre evapora. Ecco, immediatamente possiamo mettere in connessione questa idea del padre come custode della differenza simbolica tra le generazioni, come custode del senso della legge, come custode del valore simbolico dell'autorità e delle istituzioni. Ecco, questo padre disossato, come dice Gaber, dissanguato, è il padre evaporato. Noi abbiamo in Italia, dopo Gaber, in anni più vicini ai nostri, un'altra rappresentazione formidabile, no? Di questo padre che evapora, di questo padre disossato, dissanguato. Abbiamo tutti in mente ancora, credo, un film di Nanni Moretti del 2011, Habemus Papam, dove si vede l'incipit del film, un papa viene eletto, diciamo, dal collegio dei cardinali,
deve prendere la parola sul balcone di San Pietro per orientare il suo popolo e crolla, non ce la fa. Non è in grado di assumere quella parola. Abbiamo l'esperienza della afonia del padre. Quel padre non è più in grado di esercitare la funzione del padre, no? Il papa come simbolo della paternità, come simbolo di Dio nel mondo, non è in grado di sostenere il suo ruolo. Non solo, se vi ricordate, nel film di Moretti c'è addirittura una regressione generazionale, come quella che si vede nella seconda parte della canzone di Gaber, in cui il Papa piange come un bambino smarrito. Non è più colui che guida i figli, ma è colui che si rivela essere un figlio. Quindi non è colui che con mano sicura, ferma, anche autoritaria, potremmo dire, perché nel primo tempo della canzone Gaber non risparmia le critiche al padre della tradizione, al padre del patriarcato, al padre borghese. Quindi che non è più però in grado di guidare con mano ferma, diciamo, la vita del figlio. Si apre questo vuoto che Gaber ha intuito in modo molto preciso. Questa canzone è una tra le tante citazioni che potremmo fare. E l'ha intuito perché, se volete, il suo riferimento teorico, filosofico anche, no? Di questa idea che il nostro tempo, che già quel tempo della seconda metà degli anni 70 fosse il tempo dell'evaporazione del padre, viene direttamente, lo citerò ancora un'altra volta, da una delle figure di riferimento che è Adorno, cioè il filosofo della scuola di Francoforte, che per un verso lui e i suoi colleghi, Horkheimer, Marcuse e altri, hanno studiato il fenomeno dell'autoritarismo, mettendone in luce, diciamo così, la vocazione fascista, studiandone la personalità, il carattere. Ma dall'altra parte, nell'anno della contestazione, 68-69, Adorno entra in contrasto con il movimento studentesco. E entra in contrasto su quale punto? Sembra veramente di rivedere, spero che alla fine del mio ragionamento questo diventi chiaro, sembra di vedere il rapporto di Gaber col movimento del 77. Su quale punto Adorno, come dire, diverge dai ragazzi del 68, del 69, della grande contestazione di quegli anni? Beh, proprio su come pensare la legge, come pensare il padre. Il rimprovero che Adorno fa è che tra la personalità autoritaria fascista, che era stata poi protagonista della stagione terrificante dei totalitarismi del Novecento, e l'affermazione studentesca basta coi padri, a morte i padri, basta con la legge, basta con l'autorità, che tra queste due posizioni, ecco, pensiero, diciamo, orticante di Adorno, c'era una strana continuità. E cioè, per dirla con le parole di Lacan, se noi davvero vogliamo liberarci dal padre come gabbia morale, come padrone, il padre col bastone, se noi davvero vogliamo liberarci dal padre, dobbiamo innanzitutto riconoscere il debito simbolico che ci lega col padre. Perché se non c'è questo riconoscimento, non c'è nemmeno la possibilità di oltrepassare il padre. Ora, questo è un punto che Gaber, un altro punto che Gaber ha visto molto bene, cioè col primo padre, quello che Gaber descrive come consistente, col primo padre è possibile un conflitto. Col primo padre è possibile che tra le generazioni dei figli e dei padri e dei genitori, dei figli e dei genitori, è possibile un conflitto, quel conflitto necessario, come sappiamo, diciamo, anche dalla psicanalisi, quel conflitto necessario che rende possibile la separazione
simbolica del figlio dai genitori. Ma se questo padre, come emblema, diciamo così, del legame genitoriale, è inconsistente, è disossato, è dissanguato, è una canna vuota e marcia, scrive Pasolini in Affabulazione, una tragedia del 69 che a sua volta anticipa questo tema della decomposizione del padre. Se il padre non ha consistenza, ma con chi si entra in conflitto? E dunque senza conflitto tra le generazioni, senza tensione tra le generazioni, senza differenza generazionale, come si può generare separazione? Ecco, questo è un primo grande tema che io penso che Gaber abbia visto con grande anticipo. E allora si pone un problema a partire da questa evaporazione del padre, inconsistenza del padre. Se noi torniamo alla nostra immagine, quella morettiana del balcone di San Pietro, che dunque è vuoto. Se volete, è il nostro tempo. E il nostro tempo è il tempo dove il balcone di San Pietro è vuoto. Sartre diceva: il nostro tempo è il tempo dove il cielo sopra le nostre teste è vuoto. Cioè il tempo della decomposizione dell'autorità del patriarcato. Ma se il nostro tempo è questo tempo, un'altra domanda che Gaber si pone è: come si riempie il vuoto? Come possiamo abitare questo vuoto? E allora, in Polli d'allevamento, non possiamo vederla perché non possiamo vedere tutte le canzoni, ma insomma c'è una canzone in particolare, in realtà non è una canzone, è un momento di prosa, è un momento di prosa nello spettacolo intitolato Gli oggetti, dedicata al tema dell'oggetto. Qual è la tesi di Gaber? Che è una tesi importante perché appunto incrocia, credo inconsapevolmente, le stesse tesi che Lacan espone in quel piccolo passaggio del 69 e incrocia consapevolmente le tesi che Pasolini raccoglie negli scritti corsari, quindi negli articoli che apparivano soprattutto sul Corriere della Sera in quegli anni. E cioè la tesi di Gaber, lo cito proprio, l'incipit di questa canzone è: gli oggetti hanno preso il potere. È curioso, no? Cioè noi abbiamo un passaggio dal padre, cioè da un potere che passa attraverso la consistenza padronale del padre, a un altro genere di potere. Ad un potere, dice Gaber, che passa attraverso l'oggetto, attraverso gli oggetti che prendono il potere, nella loro, è un'altra citazione della canzone, nella loro superfluità. In che senso l'oggetto prende il potere nella propria superfluità, cioè nella propria non utilità? È l'oggetto che viene dissociato dal suo valore d'uso, direbbe Marx, e vale solo nel suo carattere puramente feticistico. Quindi scorporato dall'utilità. Noi il nostro siamo polli d'allevamento, se voi avete mai visto appunto un recinto con i polli, no? Con le galline, non si fa altro tutto il tempo. Da bambino mio nonno ne aveva uno e io passavo gran parte dei miei pomeriggi, diciamo, estivi a guardare appunto le galline, beccano tutto il tempo. Per questo si diceva allora, negli stessi anni, c'era una canzone Cocchi e Renato, no? Le galline non sono animali intelligenti. E perché non sono animali intelligenti? Se uno guarda un pollaio lo capisce. Io da ragazzino guardavo il pollaio e mi ero fatto l'idea che non sono animali intelligenti perché sono agganciati tutto il tempo all'oggetto, come i nostri figli oggi con gli oggetti tecnologici, per esempio, polli d'allevamento.
impossibile separarli dagli oggetti. Ora, questa intuizione che l'oggetto è il luogo di un potere nuovo, certo che c'è anche in Pasolini, tutta la teorizzazione di Pasolini sul nuovo fascismo parte da questo presupposto, cioè il nuovo potere non passa più attraverso lo sguardo ipnotico del Führer, non passa più attraverso la voce metallica della sua potenza, perché il balcone, anche quello di Piazza Venezia, è vuoto, ma passa attraverso il potere invisibile degli oggetti. Lo dice Gaber in un'altra, in Libertà obbligatoria, quando incontra Marx, si chiama Sogno di Marx, e Marx gli spiega con precisione che il nemico ha cambiato volto, cioè il nemico è diventato invisibile, non ha più il volto del Führer, non ha più il volto del duce, non ha più il volto del padre, appunto, del patriarcato, non è più il potere fascista, diciamo, che si esercita come un potere repressivo dall'alto verso il basso, ma questo potere, quello che Pasolini chiama il potere del nuovo fascismo, del tecnofascismo, questo potere che è invisibile, è un potere permissivo. Noi siamo liberi. Gaber direbbe: noi siamo obbligatoriamente liberi. Però questa è la nuova, è il nuovo regime, diciamo, in cui noi siamo e in cui gli oggetti si trovano a essere protagonisti. Con una particolarità che anche questa nella canzone, nel brano che sto citando, gli oggetti emerge con grande forza, anche ironica. Non siamo più noi che usiamo gli oggetti, ma gli oggetti, prendendo il potere, ci usano, ci determinano. Cito sempre una mia paziente che su questo punto una volta mi aprì gli occhi proprio. Io, dice di sé, vado al supermercato per vedere quello che mi manca, che è una formulazione adorniana, no? Formidabile, perché non vado io verso l'oggetto, cioè non vado al supermercato per prendere quello che mi manca, ma l'oggetto che mi detta ciò che mi manca, quindi che fa esistere una pseudo mancanza, è l'oggetto che causa il movimento del soggetto, è l'oggetto che ha il potere, dice Gaber, no? E di qui un'altra canzone che voi trovate sempre in Libertà obbligatoria è quella dell'obeso, che anticipa l'immagine dei polli d'allevamento. Come dire, in quella canzone Gaber dice: in fondo tutti noi siamo obesi. C'è una obesità diffusa, generalizzata. Perché? Perché l'uomo, cito, ingurgita tutto. L'uomo è generato da un enorme allevamento, sono sempre le parole di Gaber. Ingrassa senza mangiare cibo, strana forma di obesità, no? Ingrassiamo sebbene evitiamo il cibo, nel senso che appunto l'obeso è una rappresentazione interna del soggetto che ha bisogno di ingurgitare tutto, cito sempre Gaber, per sfuggire al terrore di non essere nessuno. Ecco il punto centrale, no? L'oggetto, il possesso dell'oggetto, il consumo dell'oggetto garantirebbe un'identità. E senza gli oggetti noi non siamo niente. Vi dicevo, anche oggi questo tema è più che mai attuale, no? È inutile che io mi diffonda. Cito solo una scenetta clinica. Una coppia di genitori porta la ragazzina sedicenne dicendo: nostra figlia
e si è intossicata dell'iPhone. Non può farne a meno. Chatta tutta la notte, è iperconnessa, costantemente connessa, permanentemente connessa. E poi raccontano, la madre in particolare, dettagli su questo rapporto intossicato della ragazzina con l'oggetto, della obesità, direbbe Gaber, di questa soggettività ipermoderna, appunto, dove il potere è stato preso dagli oggetti, mentre la madre si diffonde sui dettagli di questo totalitarismo dell'oggetto, potremmo dire, che caratterizza il nostro tempo, dettagli anche antipatici, diciamo, che svergognano per certi versi la ragazzina. La ragazzina a un certo punto non ne può più, si alza in piedi e, rivolta al dottore, dice: dottore, non le creda, sono bugie, lo giuro sull'iPhone. Che dà esattamente l'idea pasoliniana che il nostro tempo, il tempo del nuovo fascismo, il tempo del totalitarismo, dell'oggetto, il tempo dove gli oggetti hanno preso il potere, per dirla con Gaber, che in questo tempo noi abbiamo un passaggio dal monoteismo che caratterizzava le società religiose tradizionali, dove appunto Dio è in una posizione verticale che orienta gerarchicamente l'ordine del mondo, passiamo, dice Pasolini, ad un politeismo orizzontale, che vuol dire che gli dèi sono dappertutto, diventano l'iPhone, diventano il frigorifero, diventano l'automobile, diventano ogni possibile cosa. Ora, tutto questo è anche in Gaber, nel modo ironico, pungente, critico con cui solo Gaber poteva fare, ma appunto qui vediamo una prima strategia di riempimento del balcone vuoto, del vuoto che si è aperto nel balcone del padre. Morto il padre, trionfano gli oggetti. Ora, questo è un aforisma che noi potremmo ricavare letteralmente da Gaber, no? Morto il padre della tradizione, il padre come simbolo della legge, beh, il potere degli oggetti. È una prima grande tentazione del nostro tempo, che è una tentazione, come ripeto, assolutamente attuale. Noi siamo assorbiti, direi ancora di più, sostituiti addirittura dall'oggetto, che oggi prende anche le forme del mondo virtuale. Avete visto quello che è accaduto in questo terribile episodio di cronaca a Roma, dove appunto l'attaccamento vischioso al mondo virtuale dà la morte al mondo reale, appunto provocando un incidente e provocando la morte di un bambino. Però abbiamo una seconda strategia di riempimento del vuoto che noi possiamo ascoltare adesso, questa seconda modalità di riempire il vuoto, possiamo ascoltare attraverso questo brano che è tratto sempre da Polli d'allevamento. E camminando di notte nel centro di Milano, semideserto e buio, e vedendomi venire incontro l'incauto avventore, ebbi un piccolo sobbalzo nella regione epigastrico-duodenale che a buon diritto chiamai paura o vigliaccheria emotiva. Sono i momenti in cui amo la polizia. E lei lo sa e si fa desiderare. Si sente solo il rumore dei miei passi. Avrei dovuto mettere le Clark. La luna immobile bianca
digne ombre allungate e drittissime. Non importa, non siamo mica qui a fare delle fotografie. Cappello in testa, impermeabile chiaro che copre l'abito scurissimo. L'uomo che mi viene incontro ha pochissime probabilità di essere Humphrey Bogart. Le mani stringono al petto qualcosa di poco chiaro. Non posso deviare, mi seguirebbe. Il caso cane gatto è un esempio chiarissimo. Finché nessuno scappa, non succede niente. Appena uno scappa, quell'altro... Ed è giusto, perché se uno scappa, deve avere una buona ragione per essere seguito. Altrimenti che scappa a fare? Da solo. In quel caso si direbbe semplicemente corre. E se lui non mi seguisse, non ho nessuna voglia di mettermi a correre come un cretino alle 2 di notte per Milano, senza le Clark. La luna è ancora immobile e bianca, come ai tempi in cui c'erano ancora le notti d'amore. Proseguo per la mia strada, non devo aver paura. La paura è un odore e i viandanti lo sentono. Sono peggio delle bestie questi viandanti, è chiaro che lo sentono. Ma perché sono uscito? Avrei dovuto chiudermi in casa e scrivere sulla porta: non ho denaro, a titolo di precauzione, per scoraggiare ladri e assassini. E lo strangolatore solitario? Quello se ne frega dei soldi. Vorrei andare a vivere in Svizzera. Si è mai abbastanza coraggiosi da diventare vigliacchi definitivamente. Ma l'importante è ora andare avanti, deciso. Qualsiasi flessione potrebbe essere di grande utilità al nemico. La prossima traversa è vicina e forma un angolo acuto. Acuto o ottuso? Non importa. Non siamo mica qui per occuparci di geometria. Però sento che lo potrei raggiungere l'angolo. E allora... Ma il nemico allunga il passo! Avanza! Ma è una mia impressione. Ricordati del cane e del gatto. Anche lui ha paura di me. Devo puntargli addosso come un incrociatore. Avere l'aria di speronarlo, ecco così. È lui che si scosta. Disegna una curva. No, mi punta. Siamo a 10 metri. Le mani stringono al petto un grosso mazzo di fiori. Mazzo di fiori. Chi crede di fregare? Un coltello, un'arma nascosta in mezzo ai tulipani. Come sono furbe le forze del male. Siamo a 5 metri. È finita. 4, 3. Niente. Era soltanto un uomo. Un uomo che senza il minimo sospetto mi ha sorriso come fossimo 2 persone. È strano. Ho avuto paura di un'ombra della notte. Ho pensato di tutto. L'unica cosa che non ho pensato è che potesse essere semplicemente una persona. La luna continua a essere immobile e bianca, come i tempi in cui c'era ancora l'uomo. Ecco l'altro modo di riempire il vuoto, è la paura. È quello che abbiamo anche vissuto in tempi recentissimi, per esempio con la pandemia, la paura, per esempio, dell'infezione. La paura del contatto, quella paura che ci porta a interpretare l'altro sconosciuto come una potenziale minaccia. C'è un passaggio che vorrei sottolineare, che troviamo anche in un'altra canzone di questo album, di questo spettacolo, che l'uomo non è fatto per stare solo, che apparentemente è il contrario di quello che abbiamo appena visto. Come abbiamo ascoltato, c'era la tendenza... Perché sono uscito? Perché sono uscito?
meglio barricarsi in casa, alzare i muri, tirare i fili spinati, chiudere i porti. È una pulsione securitaria che caratterizza il nostro tempo più che mai. Nessun tempo come il nostro ha messo in valore il tema, anche politico, della sicurezza, del rafforzamento dei confini, della militarizzazione dei confini. Allora, in quell'altra canzone, l'uomo non è fatto per stare solo. Ascoltate, l'uomo non è fatto per star solo, dunque l'uomo è fatto per uscire, dunque è fatto per incontrare l'altro. È, come direbbe Aristotele, un animale sociale. Ma in realtà, com'è l'incipit di quella canzone? È l'incipit di un uomo, esattamente quest'uomo che abbiamo appena visto, anti-aristotelico. Così, comincia così: non tocco niente, gli animali e le piante, non tocco le maniglie delle porte, figuriamoci la gente. Ecco, questo evitamento fobico del contatto fa pensare a un altro grande autore della psicologia delle masse, diciamo così, che è Canetti, che ci parla di come l'essere umano, diversamente da quello che dice Aristotele, è un essere che difende costantemente le proprie frontiere, difende costantemente i propri confini e vive l'altro come il potenziale rischio di una violazione dei nostri confini. L'esempio che fa Canetti all'inizio di Massa e Potere, che è il suo più grande libro, è l'esempio di una città come Milano, appunto. Un grande viale, pensiamo a Corso Buenos Aires, il primo che mi viene in mente, tanta gente che si muove, che passa, che cammina, e accade, dice Canetti, che in uno di questi viali può accadere, come può accadere su un tram o su un mezzo pubblico, che uno sconosciuto ci tocchi, ci urti. Ecco, dice Canetti, lì c'è un brivido. Sentiamo che i nostri confini sono stati violati. È il brivido dell'ignoto. Non è vero che l'essere umano è aperto all'ignoto. Gaber lo dice in tanti modi, sia in questo brano che abbiamo ascoltato, sia nell'uomo non è fatto per stare solo, per restare a polli d'allevamento. Insiste molto su questa spinta, come dire, a evitare l'altro, perché, ripeto, l'altro porta con sé una minaccia. Fa venire in mente un film di Tornatore di qualche anno fa, La miglior offerta. Vi ricordate il protagonista, un battitore d'asta, la cui caratteristica era quella di avere una straordinaria, infinita collezione di guanti. Ecco, collezionare guanti significa collezionare strumenti per evitare il contatto, per evitare l'incontro, dunque per evitare la possibilità dell'aggressione, della perturbazione, dell'incontro con lo straniero, appunto. È qualcosa di atavico, e Gaber lo dice anche in questo brano che abbiamo ascoltato. Perché non ho pensato fosse un uomo come me? Perché non ho pensato fosse una persona come me? E perché questo è una tendenza che ci struttura dall'origine. Cioè, quando noi veniamo al mondo, è un'osservazione che Freud sviluppa, il mondo intero, che costituisce un ammontare incredibile di stimoli, di eccitamenti, viene vissuto da un essere inerme, da quell'essere inerme, dal bambino che tutti noi siamo stati, come una fonte di stimolazioni perturbanti, destabilizzanti, e dunque viviamo il mondo stesso, l'uscire fuori dal guscio, come un'esperienza che mette a rischio la nostra vita. Dunque noi costruiamo difese. Lo dice Lacan con una battuta
ovunque vada l'essere umano, le prime due cose che fa, sono, che costruisce, sono bordelli e prigioni. Spazio al godimento e spazio alla difesa. Spazio alla sicurezza, spazio alla protezione. Ed è per questo che Gaber si è molto interessato sui rapporti, quasi come uno psicanalista, dice, sui rapporti tra uomini e donne. È un suo grande tema. E fra poco ascolteremo una canzone dedicata a questo, che non si trova in Polli d'allevamento, ma in un altro spettacolo. Ma si è sempre interessato dei rapporti tra uomo e donna, perché quel rapporto è il luogo di un incontro tra due esseri differenti. E Gaber sottolinea il fatto che non sono fatti per comporre un intero, non sono, come diceva Platone, due metà che devono ricongiungersi. Nell'esperienza dell'amore, come in quella della sessualità, che Gaber racconta in svariati momenti della sua opera, beh, non c'è ricomposizione dell'intero. C'è piuttosto ogni volta inciampo, ogni volta dissimmetria, ogni volta disarmonia, ogni volta impossibilità dell'unificazione. Lo diceva Philip Roth, contestando questa immagine romantica che Platone ci ha consegnato, no? L'amore sarebbe ricomporre la mela, le due parti dell'intero, e dunque l'amore sarebbe una soluzione della divisione. È come se Roth e Gaber dicessero la stessa cosa. No, non è vero. L'amore non è quella possibilità che ricompone l'intero. L'amore è l'esperienza che ci spezza, ci frattura, che rende impossibile l'unità. Ecco, su questo punto dell'amore possiamo ascoltare una bellissima, straordinaria canzone che si chiama Dilemma. Secondo me questo è un periodo in cui gli uomini hanno paura delle donne. La precarietà ce l'hanno sempre avuta, ma adesso di più. No, non è un fatto fisico per ora. Non voglio dire che siano violente, è che dietro questa loro dolcezza, questa apparente fragilità, c'hanno una forza, una vitalità, una determinazione, senza scrupoli anche. No, può darsi che io stia esagerando, può darsi che sia una mia sensazione, ma intanto il mondo è pieno di vedove. Perché un uomo è già lì in crisi, no, poverino, con i suoi pensieri deboli. E la donna ne approfitta, lo scuote, gli butta addosso una tale quantità d'amore, si fa per dire, che lo ammazza. È così. Quando ti hanno preso, ti hanno preso. Non hai via d'uscita. Loro scelgono, soffrono, amano, piangono, fanno tutto. Che paura. Io non lascio mai una donna, per principio. Anzi, per vigliaccheria. C'ho paura. Una volta ho detto una, ti lascio. Pum, svenuta. Tutta la gente intorno. È lui. Aceto, sali, rinviene. Andiamo a casa, amore, per carità, come non detto. E così si sta insieme, magari tutta la vita. Voglio dire, fin tanto che lei non resta vedova, ecco. Ci si organizza, il lavoro, la casa, sì, anche i figli. Si sta insieme cercando di nascondere un po' la polvere sotto il tappeto, in una specie di limbo senza né felicità né tragedie. Una spiaggia poco serena, camminavano un uomo e una donna, e su di loro la vasta ombra di un dilemma. L'uomo era forse più audace, più stupido conquistatore, la donna aveva perdonato, non senza dolore. Il dilemma era quello di sempre, un dilemma elementare.
se aveva o non aveva senso il loro amore. In una casa a picco sul mare vivevano un uomo e una donna, su di loro la vasta ombra di un dilemma. L'uomo è un animale quieto, se vive nella sua tana, la donna non si sa se è ingannevole o divina. Il dilemma rappresenta l'equilibrio delle forze in campo, perché l'amore e il litigio sono le forme del nostro tempo. Il loro amore moriva come quello di tutti, come una cosa normale, ricorrente, perché morire e far morire è un'antica usanza che suole aver la gente. Lui parlava quasi sempre di speranza e di paura, come l'essenza della sua immagine futura, e coltivava la sua smania e cercava la verità. Lei lo ascoltava in silenzio, lei forse ce l'aveva già. Anche lui, curiosamente, come tutti, era nato da un ventre, ma purtroppo non se lo ricorda, non lo sa. In un giorno di primavera, quando lei non lo guardava, lui rincorse lo sguardo di una fanciulla nuova. Ancora oggi non si sa se era innocente come un animale o se era come istupidito dalla vanità. Ma stranamente lei si chiese se non fosse un'altra volta il caso di amare, di restar fedele al proprio sposo. L'amore moriva come quello di tutti, con le parole che ognuno sa a memoria. Sapevano piangere e soffrire, ma senza dar la colpa all'epoca o alla storia. Questa voglia di non lasciarsi è difficile da giudicare, non si sa se è una cosa vecchia o se fa piacere. Ai momenti di abbandono alternavano le fatiche con la gran tenacia che propria delle cose antiche. E questo è il sunto di questa storia, peraltro senza importanza, che si potrebbe chiamare appunto resistenza. Forse il ricordo di quel maggio gli insegnò anche nel fallire il senso del rigore, il culto del coraggio, e rifiutarono decisamente le nostre idee di libertà in amore. A questa scelta non si seppero adattare, non so se dire a questa nostra scelta o a questa nostra nuova sorte. So soltanto che loro si diedero la morte, il loro amore moriva come quello di tutti, non per una cosa astratta come la famiglia. Loro scelsero la morte per una cosa vera come la famiglia. Io ci vorrei vedere più chiaro, rivisitare il loro percorso, le coraggiose battaglie che avevano vinto o perso. Vorrei riuscire a penetrare nel mistero di un uomo e una donna, nell'immenso labirinto di quel dilemma. Forse quel gesto disperato potrebbe anche rivelare come il segno di qualcosa stiamo per capire,
nostro amore moriva come quello di tutti, come una cosa normale e ricorrente, perché morire per far morire è un'antica usanza che suole aver la gente. Come si fa a commentare? È una strana storia questa, no? E non è nemmeno molto chiara, perché c'è una coppia, c'è un amore, c'è una casa sulla scogliera, c'è una promessa che sarà per sempre, poi c'è un tradimento, forse non il primo, commesso dall'uomo, lei lo sopporta, è un tradimento che causato da vanità, causato dalla inquietudine del desiderio. E poi però, anziché abbracciare l'ideologia che oggi chiameremmo del poliamore, terribile ideologia, gli oggetti diventano i corpi e si possono moltiplicare gli oggetti e i corpi senza stabilire né con nessun corpo né con nessun oggetto una reale relazione d'amore. Anziché andare verso questa ideologia che Gaber evoca non solo in questa canzone ma anche in altre, lo vedremo fra poco in conclusione con l'ultima canzone, e i due si danno la morte. Un suicidio romantico, non è chiaro. Probabilmente sì, ma i due dandosi la morte, si può leggere questo in modo letterale come appunto un suicidio, ma i due scelgono, questo è il punto che mi interessa di più, scelgono la via della fedeltà. Non si incamminano sulla via, diciamo, in discesa del poliamore, scelgono la via in salita della fedeltà, cioè dell'amore come qualcosa che dura, che non si limita a bruciare, ma dura, il duro desiderio di durare dell'amore, dice Paul Éluard, il duro desiderio di durare dell'amore, fino alla morte si potrebbe dire. Ora, qualcuno mi diceva, qualcuno che conosce molto bene l'opera di Gaber e Gaber stesso accompagnandomi su questo palco, scambiando due parole prima che cominciasse questo nostro incontro, mi diceva: ma è evidente che Gaber e Luporini hanno citato diversi autori, abbiamo evocato Pasolini, abbiamo evocato Adorno, potremmo evocare Céline. La strada è una canzone che recupera alla lettera, diciamo, Céline. E mi diceva, Gaber diceva che se uno copia qualcuno è un plagiatore, ma se uno ne copia tanti è un ricercatore. E mi ha convinto questa idea, no? Ora, questa canzone è una rielaborazione poetica, lirica, di un concetto che noi troviamo sempre nei Minima Moralia. Minima Moralia di Adorno hanno lo stesso valore degli Scritti Corsari di Pasolini per Gaber. E c'è un aforisma in questa raccolta di aforismi, appunto, di Adorno, intitolato Costanza. Costanza. E Adorno la propone come una parola antiquata nell'amore, perché il nostro tempo, già il suo tempo, è il tempo degli anni 70 e ancora di più il nostro tempo, è un tempo che legge l'amore a partire da una menzogna di fondo,
E cioè che quello che conta, quello che accende il desiderio, quello che muove la passione, quello che causa l'erotismo è il nuovo. E se non c'è il nuovo, c'è appunto, come direbbe Adorno, la canottiera bianca del padre d'estate che ammazza qualunque tipo di desiderio, no? Le intimità alienanti, dice Adorno, e su questo anche Gabera, ironizzato a lungo, ma qui abbiamo qualcosa di diverso, cioè abbiamo, dice Adorno in questo aforisma, importante tener fermo l'amore, che vuol dire scommettere, resistere, abbiamo sentito questi termini, no, nella canzone, resistere, avere fede nell'amore, perché se c'è dell'amore, se c'è la gioia dell'amore, se c'è, quando c'è, quando per miracolo c'è la gioia dell'amore, allora il nuovo è tutto nello stesso. Non è come ragiona il nostro tempo, che pensa l'amore come un oggetto tra gli altri e dunque destinato alla sua fatale obsolescenza e dunque alla sua fatale sostituzione con un altro oggetto. No, questi due, i due protagonisti di Dilemma, contrappongono la morte alla sostituzione, persino la morte alla sostituzione. Perché nell'amore l'altro è insostituibile. E questo è il miracolo dell'amore, ripeto, quando c'è. Non tanto contrapporre il nuovo allo stesso, ma pensare che il nuovo è una piega interna allo stesso. E siccome il tempo sta trascorrendo rapidamente, io mi sto dilungando, passo all'ultimo movimento di questo incontro, e qui non posso non citare un ricordo personale, perché quando Gaber fece questa canzone al Lirico, chiudendo Polli d'allevamento, ci furono fischi, ci furono proteste. Cioè quei giovani un po' più grandi di me che avevano visto in Gaber un partner, un interlocutore intellettuale. I giovani del 77, io stesso appunto facevo parte di quel movimento e tra l'altro quell'esperienza fu una di quelle esperienze che mi spinse a rileggere il mio entusiasmo, diciamo, giovanile per quel movimento in un altro modo. E beh, insomma, in questa canzone che conclude lo spettacolo, Gaber fa un passo a lato. Non si disegna come intellettuale organico a quel movimento, perché c'era qualcosa di quel movimento che già nel 78 non gli piaceva. E che cosa era? Lo ascolteremo e poi farò un breve commento. Che cos'era, giusto per darvi una chiave di lettura di quello che adesso ascoltiamo, era fondamentalmente la deviazione ideologica di questo movimento. Gaber è stato, come Adorno, come Pasolini, come molti altri autori, diciamo così, di questa famiglia intellettuale che abbiamo incontrato questa sera, un grande critico radicale dell'ideologia. E in una parola, ci tornerò su questo in conclusione, l'ideologia è un modo di pensare il mondo a partire dalle idee e non a partire dal reale attraverso cui noi incontriamo il mondo, in modo tale che addirittura il mondo viene sostituito dalle idee o dall'idea che noi abbiamo del mondo. E nell'ideologia questa idea, l'idea che noi abbiamo del mondo, è una sola. E dunque anche un movimento come quello del 77, su cui Gaber aveva, non solo Gaber, posto grandi speranze, che nacque come un movimento di rivolta, di ribellione, per trasformare, diciamo così, la realtà, si rivela esso stesso, e questo è un altro punto di convergenza profonda con Pasolini, esso stesso più conformista del conformismo che criticava.
Ascoltiamo questa straordinaria canzone di Gaber. Mi ricordo la mia meraviglia e forse l'allegria di guardare a quei pochi che rifiutavano tutto. Mi ricordo certi atteggiamenti e certe facce giuste che si univano come un'ondata che rifiuta e che resiste. Ora il mondo è pieno di queste facce, è veramente troppo pieno. E questo scambio di emozioni, di barbe, di baffi e di kimoni non fa più male a nessuno. Quando è moda, è moda. 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 Non so cosa è successo a queste facce, a questa gente, se sia solo un fatto estetico o qualche cosa di più importante, se sia il mio ripensamento o la mia mancanza di entusiasmo, ma mi sembrano già facce da rotocalchi o da ente del turismo. Quando è moda, è moda. Quando è moda, è moda. E visti alla distanza siete poi tanto diversi dai piccolo borghesi che offrono champagne e fanno i generosi, che sanno divertirsi e fanno la fortuna e la vergogna dei litorali più sperduti e delle grandi spiagge della Sardegna. Quando è moda, è moda. Quando è moda, è moda. E anche se è diverso il vostro grado di coscienza, quando è moda non c'è nessuna differenza tra quella del playboy più sorpassato e più reazionario a quella sublimata di fare una comune o un consultorio. Quando è moda, è moda. 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 Io per me, se ci avessi la forza e l'arroganza, direi che sono diverso e quasi certamente solo. Direi che non riesco a sopportare le vecchie assurde istituzioni, le vostre manie creative, le vostre innovazioni. Io sono diverso, io cambio poco, cambio molto lentamente. Non riesco a digerire i corsi accelerati da Lenin all'Oriente. E anche nell'amore non riesco a conquistare la vostra leggerezza. Non riesco neanche a improvvisare o a fare un po' l'omosessuale, tanto per cambiare. Quando è moda, è moda. Quando è moda, è moda. E siete anche originali, basta ascoltare qualche vostra frase, piena di nuove parole, sempre più acculturate, sempre più disgustose, che per uno normale, per uno di onesti sentimenti, quando ve le sente in bocca, avrebbe una gran voglia che vi saltassero i denti. Quando è moda, è moda. 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 Io per me, se avessi la forza e l'arroganza, direi che non è più tempo di fare mischiamenti, che è il momento di prendere le distanze, che non voglio inventarmi più amori, che non voglio più avervi come amici, come interlocutori. Sono diverso e certamente solo. Sono diverso perché non sopporto il buon senso comune, ma neanche la retorica del pazzo. Non ho nessuna voglia di assurde compressioni, ma nemmeno di liberarmi a cazzo.
Non voglio velleitarie mescolanze con nessuno, nemmeno più con voi. Ma non sopporto neanche la legge dilagante e il fatti cazzi tuoi. Sono diverso, sono polemico e violento, non ho nessun rispetto per la democrazia e parlo molto male di prostitute e detenuti, da quanto mi fa schifo chi ne fa dei miti, di quelli che diranno che sono qualunquista, non me ne frega niente. Non sono più compagno né femministaiolo militante. Mi fanno schifo le vostre animazioni, le ricerche popolari e le altre cazzate. E finalmente non sopporto le vostre donne liberate con cui voi discutete democraticamente. Sono diverso perché quando è merda, non ha importanza la specificazione. Autisti di piazza, studenti, barbieri, santoni, artisti, operai, gramsciani, cattolici, nari, attori di luci, baristi, troie, ruffiani, paracadutisti, ufologi. Quando è moda, è moda. 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 Beh, insomma, vi assicuro che l'effetto che faceva questa canzone all'epoca era un effetto traumatico. C'è una dissociazione dal movimento. Ed era una dissociazione legata al fatto che il movimento stesso, i suoi simboli culturali, le sue pratiche, le sue parole, il suo linguaggio, erano diventate moda. Questo indica, diciamo, la straordinaria plasticità che appunto anche Adorno e Pasolini avevano notato dell'industria culturale, no? Trasformare l'elemento critico in un elemento omologato al sistema. Pensate a Pollock, che ha rivoluzionato completamente la storia dell'arte, e poi la sua opera è diventata di maniera, va sulle t-shirt, o Che Guevara sulle t-shirt. Ecco, Gaber intuisce questo rischio, intuisce il rischio che l'anticonformismo, come direbbe anche Pasolini, diventasse una forma estrema di conformismo. E non è quello che stiamo vivendo anche nel nostro tempo, no? Dove l'esasperazione delle differenze trasforma queste differenze e i loro giusti diritti in forme cristallizzate di identità, in forme identitarie. Ora, questo rischio di questo capovolgimento è il cuore di questa canzone. E voglio concludere ricordando che è lo stesso atteggiamento che Pasolini ebbe nel 68, dopo la battaglia di Valle Giulia, tra gli studenti e i poliziotti, quando scrisse quella famosa poesia titolata Il PC ai giovani, di cui noi nel nostro paese ricordiamo solo la prima metà di questa poesia. La metà dove Pasolini dice: se devo scegliere tra conquistare, tra appunto le forze dell'ordine o questi giovani, scelgo di stare con i figli dei poveri, con i figli del proletariato, con i poliziotti. E fu accusato, appunto, come fu accusato Gaber, di essere in fondo un conservatore, un reazionario. Ma in realtà Pasolini dice: tra i due scelgo i poliziotti perché i vostri occhi, li guarda negli occhi e li chiama anche figli, qualcosa che noi non ricordiamo nella lettura di quella poesia, qualcosa nei vostri occhi mi ricorda gli occhi dei vostri padri. Voi siete il frutto della borghesia e il vostro essere antisistema è un modo del sistema. Il vostro essere antisistema è totalmente integrato al sistema. La vostra
apparente natura apocalittica rivela, come direbbe Umberto Eco, appunto una natura totalmente integrata, e invita questi giovani, come tra l'altro è il dramma che attraversa questa canzone, cioè Gaber rifiuta la retorica del pazzo, quando dice no, non sopporto la retorica del pazzo, che in quegli anni aveva un certo successo, anche filosofico. Nel 1972 esce l'Anti-Edipo, dove basta coi padri diventa uno slogan fondamentale e si esalta contro il padre lo schizofrenico, il folle, colui che appunto vive liberato dalla legge. E Gaber dice: non sopporto la retorica del pazzo, al tempo stesso non sopporto nemmeno la retorica individualista di chi si stacca, si separa, coltiva il proprio orto. E allora come trovare una via intermedia tra appunto il fanatismo ideologico e il qualunquismo individualista? Questo è il grande interrogativo che Gaber pone in questa canzone e che lascia aperto. Quello che noi possiamo ammirare in questa scelta così controcorrente, perché in fondo Gaber va contro il suo pubblico, è solo, è in una condizione di solitudine, ma ogni volta che noi generiamo pensieri nuovi, ogni volta che noi generiamo istituzioni nuove, ogni volta che noi generiamo parole nuove, noi siamo soli. La solitudine è la condizione per poter generare autenticamente del nuovo. Grazie a tutti.